Questo è un pezzo della colonna sonora originale composta dal sottoscritto per lo spettacolo Emilia, se dovessi parlato, per la regia di Marianella Anaclerio e in scena, oltre al sottoscritto, Carla Guido. Uno spettacolo bellissimo dove sia l'attore che il musicista vengono messi a durissima prova, un po' perché lo spettacolo parla di quattro personaggi principali che sono talmente diversi tra loro. Sono quattro personaggi che si intrecciano continuamente e quasi fino alla fine non si capisce chi sia veramente vittima e chi carnefice. Questo spettacolo nasce proprio da un bando dedicato da parte della provincia l'anno scorso, Colpi di Genio, e come tema aveva il femminicidio. E quindi Marinella Anaclerio, che è la drammaturga e regista dello spettacolo, ispirandoci all'Otello di Shakespeare, abbiamo fatto parlare Emilia. O meglio, aveva capito qual era la chiave per aprirmi, riconquistarmi. La padronanza di sé, il suo essere senza spigoli, il suo essere liquido che si modella alla forma che lo contiene. Io ero la coppa e lui il vino. Il messaggio da parte di Emilia è di essere vigili, attenti, di non tacere e di essere attenti soprattutto ai dettagli. Comporre la colonna sonora per me è stato particolarmente agevole una volta aver visto delle scene dello spettacolo, quasi un processo naturale, quasi un voler accompagnare con delle note musicali delle voci, dei personaggi, degli stati d'animo, degli umori. Still a shoot to me one day, maybe Tuesday will be my good news day. Il pubblico si ferma e parla ancora di questa lettura. Il sentimento sono due: uno, una riflessione sull'Otello, su quello che accade, sul femminicidio, ma l'altra è una lettura proprio diversa dell'Otello da parte degli occhi, da parte di Emilia. Si assume le responsabilità, perché se lei avesse parlato, si fosse accorta, non sarebbe accaduto forse questo. Quindi il messaggio è senz'altro quello di parlare. E il pubblico alla fine di ogni sera dice sì, ha ragione questa donna, ha proprio ragione, si deve parlare.